E come anticipato, do il benvenuto alla dottoressa Alice Cancellato, biologa nutrizionista. Con lei parleremo delle modalità di cottura. Buongiorno dottoressa, bentornata su Radio QRS. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Ecco, le modalità di cottura, un argomento su cui si dibatte spesso, ma questo è meglio cucinarlo in questo modo, no? Questo è meglio cucinarlo in quest'altro modo, ovviamente quando si parla di cibi, quando si parla di preparazione del pranzo o della cena. Esattamente quali sono le modalità di cottura, dottoressa? Le modalità di cottura sono la bollitura, la cottura a vapore, la brasatura e la stufatura, la cottura al forno, la frittura, la cottura alla griglia e la cottura col forno a microonde. Ecco, quindi queste sono ovviamente in molti, probabilmente le conoscevano già, e andiamo a parlare anche dettagliatamente di ognuna di queste modalità, dottoressa. Sì, la cottura, la bollitura è una modalità di cottura che avviene nell'acqua bollente, quindi l'acqua raggiunge circa 100 gradi, può arrivare a 120 gradi se si utilizza la tempra pressione, quindi l'alimento viene immerso totalmente in acqua. È una cottura molto leggera, nel senso che non ha bisogno di aggiunta di grassi. Il problema è che molti antiossidanti, vitamine, sali minerali, idrosolubili, quindi che sono solubili in acqua, vengono rilassati nell'acqua di cottura e quindi si perdono. La cottura a vapore ovvia un po' questo problema, perché utilizzando il vapore non permette la dispersione di parte delle vitamine, degli antiossidanti e dei sali minerali nell'acqua, perché si utilizza solamente il vapore. Quindi è una modalità di cottura molto leggera, che non necessita l'utilizzo di grassi, e secondo me è da preferire rispetto alla bollitura. Ok, quindi tra le due la modalità di cottura al vapore preserva tutti quei nutrienti dei cibi. Preserva, infatti, la bollitura la possiamo utilizzare ad esempio per preparare un brodo di verdure o un brodo di carne, quindi quando andiamo a utilizzare anche l'acqua di cottura, così ecco. non perdiamo nulla di buono. Poi c'è la brasatura, la stufatura, che è una cottura che avviene in poco liquido, spesso con l'aggiunta di grassi, e la caratteristica è quella di cuocere per molto tempo, quindi sono cotture molto, molto prolungate. Più la cottura è prolungata, più i nutrienti vengono persi, quindi non è una modalità di cottura che preserva molto le proprietà degli alimenti. Chiaro. È una cottura che viene fatta in realtà non quotidianamente, ma in determinate occasioni, pensiamo al brasato, al roast beef, a cotture davvero lunghe. Bisogna magari utilizzare delle pentole adatte in modo tale da usare meno grassi possibili. Poi c'è la cottura al forno. La cottura al forno utilizza il calore secco. Sì. L'utilizzo del calore secco permette di preservare parte dei nutrienti presenti all'interno dell'alimento. Il problema della cottura al forno è un po' la temperatura. Noi al forno possiamo cuocere a una temperatura che va dai 150 ai 240 gradi. Più ovviamente la temperatura è bassa, più le proprietà dell'alimento vengono preservate. Se cuociamo a temperature troppo elevate, il rischio è che parte dell'alimento venga bruciato, e proprio dove la parte bruciata contiene dei composti dannosi per il nostro organismo. Quindi è bene scartarlo, comunque cuocere a temperature più basse. Ecco, quindi nel caso del forno c'è il rischio che alcune parti di quello che stiamo andando a cucinare, pensiamo per esempio alla pizza che si fa al forno, al pane, bisogna togliere le parti nere che sono cancerogene, insomma. Sì, sì, okay. Assolutamente, sono dei composti dannosi per l'organismo. Stessa cosa se si utilizzano dei grassi, ovviamente ogni grasso ha una temperatura massima a cui può stare, che si chiama il punto di fumo. Superata quella temperatura si formano dei composti dannosi, si chiamano acroleina, acrolamide, e quindi se ne teniamo temperature troppo elevate si formano questi composti tossici. Quindi attenzione anche non solo quando cuociamo pane e pizza, ma anche quando prepariamo carne, verdure e pesce, perché o contengono naturalmente grassi o li aggiungiamo noi. Chiaro. Questo è un po' un problema anche della frittura. La frittura è la cottura in grasso, in olio di solito, e ogni olio ha un punto di fumo diverso, cioè una temperatura massima che può raggiungere.
Quindi, come ho spiegato prima, sopra quella temperatura si turavano questi composti dannosi. Ecco, una delle domande che magari i nostri ascoltatori si faranno, visto che la frittura è particolarmente golosa, sono molto buone le cose che vengono preparate fritte, penso alla frittura mista, soprattutto d'estate, c'è un qualche consiglio, un trucchetto per renderla un po' meno dannosa per la nostra salute? Sì, utilizzare l'olio giusto, quindi con un punto di fumo elevato. Molti pensano che un olio adatto sia l'olio di girasole. In realtà l'olio di girasole ha un punto di fumo di 130 gradi. Mm. Quindi se vogliamo friggere in olio di girasole senza che si trovano composti dannosi, dobbiamo stare sotto i 130 gradi e quindi la frittura, quindi l'alimento per friggere impiegherà molto tempo, assorbirà tanto olio e tanto grasso. È meglio utilizzare un olio ad esempio di arachide che ha un punto di fumo di 180 gradi o ancora meglio l'olio extravergine d'oliva che ha un punto di fumo di 210 gradi e inoltre l'olio extravergine d'oliva contiene anche dei composti antiossidanti protettivi che consentono di contrastare tutti questi composti dannosi che si possono formare. Inoltre se noi teniamo temperature più elevate si riducono i tempi di frattura, quindi sarà una frattura più leggera perché l'alimento assorbirà meno olio. Ecco, quindi questo da tenere bene a mente per il periodo estivo, usare meglio l'olio extravergine d'oliva piuttosto che l'olio di arachidi, che comunque è meglio dell'olio di girasole, che invece è meglio evitare. C'è però un olio di girasole che si chiama olio di girasole alto oleico, che contiene questo acido grasso oleico tipico dell'olio extravergine d'oliva, che regge diciamo temperature più elevate, quindi in alternativa si può usare quello. Si trova al supermercato, a me capita spesso di trovarlo. Chiaro, e adesso arriviamo. Se non piace il sapore forte dell'oliva, dell'olio extravergine d'oliva, può utilizzare quello. Chiaro, e arriviamo dopo la frittura anche ad altre modalità di cottura che magari ogni tanto vengono definite meno salutiste rispetto ad altre, la griglia, la brace e anche il microonde. Su questo cosa possiamo dire, dottoressa? Allora, la griglia si utilizza soprattutto d'estate, si fanno grigliate in spiaggia, grigliate in giardino, quindi bisogna però stare attenti perché non è una modalità di cottura molto salutare, si utilizzano temperature molto elevate e bisogna avere degli accorgimenti per grigliare bene e fare in modo di ridurre un po' tutti chiamiamoli un po' effetti collaterali di questa modalità di cottura. Sicuramente quando si griglia soprattutto la carne e il pesce, non tenere l'alimento a contatto diretto col fuoco. Sì. Questo perché se cola il grasso si formano questi composti tossici. Così come anche non cercare di non mangiare o di non bruciare l'alimento, quindi non mangiare la parte bruciata e di non bruciarlo, e consumare nel pasto frutta e verdura fresca che al contrario contengono composti protettivi, antiossidanti e vitamine. Ecco, quindi si può abbinare alla pietanza, che sia carne o pesce preparata alla griglia, qualcosa come le verdure che possa in qualche modo verdura fresca. Ecco, che possa in qualche modo arrivare a compensare i piccoli danni, piccoli o grandi danni, insomma, che si possono avere abusando della cottura alla griglia e le verdure sono protettive da questo punto di vista. Sicuramente. Mm. È importantissimo durante una grigliata, quindi non mangiare solo carne e pesce o verdura alla griglia, ma consumare anche frutta e verdura fresca. Ecco. Poi c'è la cottura a microonde. La cottura a microonde sfrutta il movimento delle molecole d'acqua presenti all'interno dell'alimento e in questo modo l'alimento si scalda. Sì. Si dice tanto sulla cottura a microonde. Molti hanno paura che sia pericolosa, che sia cancerogena. Mm. In realtà Non c'è alcuna dimostrazione che l'uso del forno a microonde aumenti il rischio di cancro. Mm. Questa non c'è nessuna evidenza scientifica. L'unica cosa a cui bisogna prestare attenzione è quando si riscaldano gli alimenti. Sì. Se noi prepariamo un alimento e poi lo teniamo in frigorifero e lo scaldiamo a microonde, semplicemente scaldandolo non si raggiunge una temperatura di 100 gradi tale per eliminare la carica batterica presente all'interno dell'alimento, quindi è un pochino meno sicura sotto questo punto di vista. Ah, ecco. E se noi scaldiamo invece un alimento in padella è più facile che si raggiungano temperature elevate.
Chiaro. Per il forno a microonde la mia raccomandazione è quella di utilizzare dei contenitori idonei, soprattutto per la cottura, in modo tale che non vengano rilasciate sostanze potenzialmente dannose dal contenitore all'alimento e ovviamente di non abusarne. Quindi, comunque la cosa importante è seguire proprio le istruzioni, quindi utilizzare contenitori idonei, utilizzare la funzione specifica per l'alimento, perché i forni a microonde che cuociono hanno diverse funzioni a seconda dell'alimento che si vuole cucinare. Ecco, dottoressa, però tutte le modalità di cottura possono essere usate indistintamente per tutti i cibi, oppure alcune sono riservate ad alcuni cibi e altre ad altre? Vabbè, ovviamente la bollitura è tipica la bollitura va bene un po' per tutti gli alimenti, altre cotture come quelle in forno non sono idonee per la pasta o per il riso, la stessa cosa vale per la frittura. Poi quindi a seconda diciamo che ogni alimento ha la sua modalità di preparazione migliore. Chiaro. Parliamo però sempre di cottura al forno, vapore o bollitura che sono quelle più salutari. Per quanto riguarda la frittura e la cottura alla griglia, sono diciamo, modalità di cottura eccezionali, cioè che non riguardano la quotidianità, vengono utilizzate più raramente. O almeno così dovrebbe essere, ovviamente. Il consiglio è di essere parsimoniosi con la cottura. Sì, noi parliamo diciamo, all'interno di una sana alimentazione, Assolutamente. ok? Che prevede anche delle eccezioni. Infatti. E dottoressa, quindi qual è tra quelle di cui ci ha parlato la modalità di cottura che preserva di più le sostanze dei cibi e se c'è anche una modalità di cottura come dire, più sana rispetto alle altre? La modalità di cottura più sana di quelle che ho elencato, forse la cottura a vapore o la cottura in forno. In realtà esiste una modalità di cottura di cui non ho parlato, che è la cottura a bassa temperatura sotto vuoto, che adesso va sempre più di moda, comunque viene sempre più utilizzata nei ristoranti. È una modalità di cottura che, essendo a bassa temperatura, permette di preservare la maggior parte dei nutrienti, in più sotto vuoto, quindi senza la presenza dell'ossigeno, fa in modo che le vitamine e gli antiossidanti non vengano ossidati e quindi mantengano il loro potenziale antiossidante. Ecco, quindi Quindi cucinare. è una modalità di cottura che si può fare anche in casa, ci sono delle pentole anche abbastanza economiche che permettono di cuocere a bassa temperatura e chi ha la macchinetta insomma del sottovuoto può creare un sottovuoto casalingo e cuocere anche sottovuoto. Ecco, quindi questo è un consiglio, magari scoprire una modalità di cottura nuova, che è quella sottovuoto. In effetti si vede molto spesso nei programmi TV, che magari hanno, come protagonista questo o quell'altro chef, magari in pochi l'hanno provata a casa, però, visto che si può fare anche in casa, il consiglio è magari di provarla. Chissà che non diventi la modalità di cottura preferita dei nostri ascoltatori e dei nostri Sì. spettatori. Bisogna avere un pochino più di tempo, magari si possono fare diverse preparazioni e conservarle. Assolutamente, o magari innanzitutto provarla nel fine settimana quando si ha un po' più di tempo e poi regolarsi anche per i giorni della settimana in qualche modo. Sì. E, ecco, modalità di cottura, la modalità di cottura poi non dipende molto anche dagli strumenti in cui cuociamo gli alimenti. Parlo delle pentole, delle padelle. Cosa possiamo dire a proposito di questi strumenti? Ce ne sono alcune più consigliate rispetto ad altre? Sì, sicuramente. Questo è un argomento che mi sta molto a cuore, proprio le padelle, perché spesso vengono utilizzate delle padelle non idonee o comunque rovinate. La maggior parte degli ascoltatori userà le padelle antiaderenti. Bisogna stare molto attenti alle padelle antiaderenti perché devono essere trattate con cura, quindi bisogna utilizzare sempre nastri di legno, di silicone, in modo tale che le pentole non si righino. Se alcune volte ci sono anche delle microrighe, dei microfori che e le pentole quando sono rovinate, le pentole antiaderenti andrebbero eliminate. Non bisogna neanche utilizzare temperature troppo elevate con le pentole antiaderenti e spesso si utilizzano temperature molto alte, quindi il mio consiglio è quello di utilizzare anche altri materiali per cuocere gli alimenti,
e se si utilizzano pentolanti aderenti, di trattarle con cura e di non alzare tanto la fiamma, di non raggiungere temperature troppo elevate. Ecco. Diciamo, i materiali migliori per cuocere sui fornelli sono l'acciaio, sicuramente il ferro. Sono pentole un pochino più vecchie, ma l'acciaio in realtà no, il ferro forse si utilizzava più un tempo. E ovvio, non sono antiaderenti, quindi bisogna aggiungere un pochino di grasso in cottura. Però se si utilizza olio extravergine d'oliva non se ne utilizza tanto, non si fanno temperature prolungate, sono perfette per cucinare. Ecco, e magari bisogna stare un po' più attenti appunto per non far attaccare il cibo al fondo della pentola, però c'è un guadagno dal punto di vista della salute, quindi, anche perché le pentole antiaderenti comunque mi pare di ricordare sono tra le più utilizzate in cucina, quindi in Hanno un tantissimi. rivestimento protettivo, Sì. però bisogna stare attenti che questo rivestimento sia sempre intatto. Alcune volte vengono rovinate e non ci si accorge della riga, del puntino, perché se manchi, spesso non hanno un colore uniforme le pentole No, antiaderenti. infatti. Assolutamente. E quindi questo è un consiglio da tenere bene a mente, magari cambiare immediatamente le pentole antiaderenti che si hanno in casa nel caso in cui fossero rovinate. E dottoressa, siamo in estate praticamente, e la voglia di mettersi ai fornelli ad avere ancora più caldo rispetto a quello che c'è già intorno a noi è poca, ma d'estate quale modalità di cottura possiamo scegliere per soffrire un po' meno il caldo e anche per mangiare i cibi di stagione, preservando i loro nutrienti. In estate bisogna stare il meno possibile ai fornelli. Il mio consiglio è quello di consumare il più possibile alimenti freschi. Se dobbiamo cuocere magari le zucchine, le carote, le melanzane, i peperoni, io consiglio sempre di cuocerli in padella, di non far mai cotture troppo prolungate. Quindi, ad esempio, le zucchine si possono scottare con un filo d'olio, con erbe aromatiche, tipiche di queste stagioni come il basilico, il prezzemolo, l'origano. Quindi modalità di cottura veloci. Io Ecco, veloci. consiglio proprio in padella per poco tempo, in modo tale anche da lasciarle croccanti e dal preservare il più possibile i composti protettivi presenti, sali minerali, vitamine, antiossidanti. Assolutamente. Ovviamente per le melanzane questo non vale perché appartengono a una famiglia, alla famiglia delle selenacee e sono tra gli ortaggi che vanno cotti bene, devono essere cotti alla perfezione. Ah, ecco, Quindi non questo. bisogna mangiarlo assolutamente crudi, quindi melanzane come anche le patate vanno cotte totalmente. Ecco, e in ultimo, dottoressa, qual è, secondo la sua esperienza, l'errore più comune che fanno gli italiani, insomma, le persone quando si mettono ai fornelli? Utilizzare temperature troppo elevate e bruciare gli alimenti. Questi sono i due errori che si commettono con più frequenza. Quindi bruciare l'alimento e anche mangiare la parte bruciata. Pensiamo a quando mangiamo magari del pane con della crosta bruciata, della pizza che brucia in forno, o tostiamo il pane e mangiamo anche la parte bruciata, o friggiamo magari con oli non adatti. O utilizziamo pentole antiaderenti a temperature troppo elevate. Questi sono gli errori più frequenti. Ecco, quindi ricordiamo quando bruciamo qualcosa, scartiamo la parte bruciata perché ovviamente fa male ed è meglio non consumarla. Dottoressa, abbiamo fatto un excursus su tutte le modalità di cottura, tanti bei consigli, soprattutto sulle pentole, perché magari in pochi sapevano che le pentole antiaderenti in realtà andrebbero, non dico evitate, ma comunque trattate con cura e soprattutto Vanno cambiate. trattate con cura e bisogna utilizzarle nel modo giusto, quindi non surriscaldandole troppo, insomma. Ecco, e quindi consigli da tenere bene a mente. Dottoressa, come sempre è stato un piacere averla con noi ospite oggi su Radio QRS a Buongiorno in Farmacia. Io le auguro una buona giornata e a risentirci presto. A presto, buona giornata a tutti. Grazie ancora quindi alla dottoressa Alice Cancellato, le modalità di cottura. Tutti le conosciamo, se non tutte,
gran parte di queste. Però alcuni consigli, alcuni trucchetti su come rendere magari anche la frittura un po' più salutare rispetto a quello che siamo abituati a cucinare, o la cottura in forno, oppure gli altri tipi di cottura, quella alla brace, la dottoressa ce li ha dati ed è meglio farne tesoro. Mi raccomando, se volete friggere, se siete con gli amici e volete preparare una frittura di pesce in questo periodo, utilizzare un grasso con un punto di fumo molto alto, quindi olio di arachidi, punto di fumo 180 gradi, o meglio ancora l'olio extravergine di oliva, che ha un punto di fumo ancora più elevato. Se invece fate una grigliata sempre con gli amici, con i familiari, all'aria aperta, mi raccomando, stare attenti a non bruciare il pesce o la carne o le verdure che state preparando, e soprattutto abbinare frutta e verdura fresca, che possono in qualche modo aiutare anche l'assimilazione della carne o del pesce che state preparando, e soprattutto hanno un fattore protettivo. E poi scoprire magari anche una nuova modalità di cottura di cui abbiamo sentito parlare, ma che in pochi di noi hanno provato: la cottura sottovuoto, una cottura a temperatura molto bassa e molto prolungata, che però dà la possibilità agli alimenti di preservare le loro sostanze nutritive, ciò che non avviene di fatto nella bollitura, in cui le sostanze vengono un po' perse, o altre modalità di cottura come anche quella in forno. La cottura sottovuoto è semplice da fare, si può fare anche in casa. Magari dopo questa puntata con la dottoressa Cancellato la scopriranno anche tutti i nostri spettatori. Con questo chiudiamo le nostre pillole di salute di oggi.